Introduzione di Tiziana Pesce, figlia di Giovanni Pesce. Nel 1967 uscì Senza tregua, il libro in cui mio padre alterna gli eventi della Resistenza a squarci della vita in miniera in Francia, dove da giovanissimo provò sulla sua pelle lo sfruttamento dei padroni. La sua vita non era diversa da quella dei minatori di tante altre parti del mondo. Del Sulcis in Sardegna, del Galles, della Tunisia, quelli delle miniere di zolfo in Sicilia e Marocco e quelle di Grand Combe in Francia, dove morì suo padre, mio nonno, di silicosi. Mio padre ricordava sempre i suoi compagni minatori come gli uomini migliori che avesse mai conosciuto. Con loro si formò una coscienza di classe che lo portò a iscriversi al Partito Comunista Francese, dove divenne segretario di sezione. A partecipare alla guerra di Spagna, alla lotta resistenziale in Italia, prima a Torino e poi a Milano, come comandante del terzo GAP Rubini. Da Senza tregua di Giovanni Pesce. Il gappista è un combattente anonimo. Vive tappato in casa, solo, ore, giorni, settimane. Senta aleggiare intorno la paura e ne scopre i mille volti, sempre allerta, sempre teso. Non ti puoi sottrarre all'isolamento, non ti puoi confidare, non puoi parlare, non puoi ascoltare. Non devo farmi notare, non devo imbattermi in nessuno che mi abbia visto anche solo occasionalmente. Ognuno di noi gappisti, nonostante ogni precauzione, però non può evitare di lasciare qualche traccia di sé. Queste idee mi ronzano in testa la mattina del 10 agosto 1944. Esco di casa. È una di quelle giornate inesorabili d'agosto, grevi, d'afa. L'ombra degli alberi che proteggono via la Romagna dal sole mi conduce all'edicola sulla prima pagina di un giornale. Leggo 15 ostaggi uccisi in Piazzale Loreto. Piazzale Loreto due passi, vado immediatamente e in Piazzale Loreto trovo una folla sconvolta e sbigottita. Dappertutto cordoni di repubblichini, briganti neri, pallidi, nervosi, torturano il fucile ancora caldo, parlano ad alta voce, eccitatissimi per aver scaricato il caricatore, si respira ancora la polvere da sparo. Sbarbatelli feroci, vicino a delinquenti della vecchia guardia, avvezzi a sangue e massacri, ostentano un atteggiamento di sfida, volgendo le spalle alle vittime, c'è la folla, via via circolare, via via, spontaneamente. Il popolo della città di Milano è accorso verso i suoi morti, la folla ricacciata viene premuta fra i cordoni dei tedeschi e dei fascisti, urla di donne, fischi, imprecazioni lontane. La pagheranno, la pagheranno, la pagheranno. I repubblichini impauriti puntano il mitra. Mi imbatto nella loro insolenza, nella loro spavalda vigliaccheria, mitra stentati, bombe a mano al cinturone, facce feroci, lugubri, camicie nere. L'ultimo volto che vedo abbandonando Piazzale Loreto è quello di un repubblichino, ride istericamente. Quel riso indica l'infinita distanza che ci separa. Siamo gente di un pianeta diverso. Anche noi combattiamo una dura lotta in cui si dà e si riceve la morte, ma noi ne sentiamo tutto l'umano dolore, l'angosciosa necessità. In noi non ci può essere. Nulla di simile a quello sguardo, a quell'irrisione di fronte alla morte. Hanno appena ucciso un ragazzo di 15 anni e si sentono allegri? È contro quel riso osceno che noi combattiamo. Esso taglia nettamente il mondo, da un lato la barbarie, dall'altro la civiltà. Noi abbiamo deciso di vivere liberi, loro di uccidere, di opprimere, costringendoci a nostra volta ad accettare la guerra, a sparare ad uccidere, a combattere, a nasconderci, a colpire di sorpresa. Perché qual è l'obiettivo finale? Quali gli ideali che hanno mosso i primi combattenti della lotta per la liberazione? La risposta è difficile. Ci comportiamo come una famiglia di fronte al fuoco che sta per distruggere la casa. Prima di pensare a coltivare l'orto, occorre spegnere l'incendio. Un apologo questo che non basta. Questa guerra è cominciata forse per motivi
Altri, per molti motivi. C'è chi ha dichiarato la guerra ai tedeschi perché ha visto i nostri fratelli nei carri diretti in Germania, e chi l'ha dichiarata ai fascisti perché servi dei tedeschi. C'è chi combatte questa guerra perché è stufo delle angherie del segretario del fascio, chi non sopporta più di essere schiacciato dai potenti, di vedersi privato della dignità e della libertà. A combattere contro tutto questo vuol dire anche combattere per creare qualcosa di diverso. Un'Italia dove la gente non sia costretta a saluto romano, un'Italia senza camicie nere, un'Italia senza manganelli, senza orbace, un'Italia di cittadini la cui opinione sia libera, qualunque essa sia. La meta è di essere uniti nel combattimento per poter creare un'Italia nuova, per poter creare un'Italia nuova e democratica.